Ed eccoci amici, buonasera, ritorniamo in diretta dopo un paio di repliche perché con l'anno nuovo naturalmente ci siamo fermati visto che i campionati sono fermati e quindi poi il mercato si è fermato. Qualcuno dice ma perché non sei tornato in diretta anche subito dopo? Era inutile perché poi non c'era niente da dire, anche oggi forse oggi c'è da dire e c'è tanto da dire, però in qualche modo siamo qui in diretta con Al Lupo al Lupo. Allora una buona serata da parte mia a tutti voi, iniziamo e salutiamo gli ospiti di questa sera, sono due, siamo qui dallo studio centrale di Cosenza con il nostro sindaco di Mendicino, perché poi questo Cosenza ha tanti tifosi, tanti professionisti che sono legati a questi colori rosso-blu, ma un po' in tutta Italia, no? E poi che fa amministratore, non amministratore? E loro soffrono, stanno soffrendo. Antonio è uno di questi, pensate, va anche in trasferta, quindi voglio dire, grande tifoso del Cosenza come tanti altri che seguono in questo momento la trasmissione. Lo saluto, sindaco, buonasera, benvenuto, come stai innanzitutto? Buonasera a te, grazie all'invito. Sto abbastanza bene come si può stare durante una pandemia, anche se mi pare cominciamo a vedere la fine, la luce in fondo al Ma questo tunnel. lo vedeva all'epoca Mario Monti, poi sta luce non l'avevamo vista più, quindi voglio dire, facciamo attenzione con le luci in fondo al tunnel, Antonio, perché come scherzi a parte, Tu l'hai messa no, subito in in politica. politica, no, mi è uscita così spontanea, dai, prego. Però, bene, ieri il Cosenza ci ha fatto soffrire, veramente negli ultimi 2 mesi ci sta facendo soffrire troppo spesso e quindi da tifoso spero che le cose possano cambiare perché, come ho detto in altre occasioni, anche invitato da te, il patrimonio della Serie B è un patrimonio di tutta la provincia di Cosenza che dobbiamo custodire perché il calcio è un fenomeno sociale importante che in questa provincia ha dato e può dare ancora tanti risultati, quindi ci dobbiamo credere fino all'ultimo e chi ha potere per decidere deve far sì che le cose possano cambiare perché questo patrimonio non dobbiamo disperderlo. Qualcuno dice, mi fermano per strada, dice Fabio, ma sai, molti stanno disamorando di questa squadra perché sembra le solite, insomma, i problemi ci sono, no? Anche questa partita di sabato contro l'Ascoli, e poi c'è stato il comunicato anche del presidente che rassicurava i tifosi per una campagna importante, una campagna acquisto importante, ma ad oggi, scusa questi due che abbiamo visto, in campo Liotti e Cristo, Cristo. altro non è arrivato, insomma c'è una situazione un po' difficile, Antonio. Sì, io devo dirti che faccio una valutazione forse un po' diversa. Io penso che in tutti gli aspetti della vita le due cose che contano sono la passione e la razionalità. Io ultimamente ho perso di vista un po' la razionalità nelle cose che stanno avvenendo attorno al Cosenza, alla sua gestione, perché cambiare a metà campionato un modulo di gioco, siamo proprio sicuri che è stata la scelta giusta, cioè una squadra costruita per giocare a tre in difesa, anche i tifosi così, senza addentrarmi in discorsi tecnici più sofisticati, ma anche i tifosi come me capiscono che può essere un rischio a metà campionato quando già sei a 3-4 punti dalla quintultima. Quindi se non si hanno le idee chiare, io credo che, lo dicevo ieri con degli amici, anche se compriamo Messi, gli facciamo fare brutta figura, no? Ieri, ancora una volta, come è stato anche nel passato, devo dire, anche forse nella fase di Zaffaroni, anche se in quella fase la squadra un'identità l'aveva, abbiamo visto giocatori messi in ruoli che non sono loro, no? Abbiamo visto un Situm che ha lavorato, ha giocato benissimo, prima su una fascia e poi sull'altra con Zaffaroni, forse meglio dopo, sulla fascia che gli veniva più consona, e poi ieri l'abbiamo visto mezzala in un centrocampo a tre, insomma, vedo un po' di confusione, le scelte di calciomercato che vengono fatte per portare dei giocatori, però in una difesa a quattro, poi però ci rendiamo conto che forse la squadra è stata costruita diversamente. Insomma, come in tutti i settori della vita, c'è bisogno prima di avere un'idea in mente di cosa si vuole fare e poi quest'idea la si applica rispetto alle scelte, altrimenti poi si rischia di
di fare brutta figura, di far fare brutta figura anche ai giocatori, che essendo uomini, se poi vengono mortificati anche dalla scelta gli allenatori, e questi, poi qua c'è un grande calciatore, una vecchia gloria rossoblù che mi può dare conferma. No, Fabio, Certo. se quello che sto dicendo è vero o no, se un giocatore viene mortificato perché viene messo fuori ruolo, rende meno e poi alla fine viene sostituito, ma la colpa forse non è del giocatore, ma è di chi l'ha fatto giocare in un ruolo non suo. Guarda, prima di salutare, saluto Walter Perrotta, buonasera, ex calciatore del Cosenza, San Benedettese, Salernitana, insomma, è girato un po' dappertutto. Buonasera, Walter. Buonasera. Io pregherò la regia di mandare giusto questo frame, questa immagine di Gianni Di Marzio, perché lui in qualche modo questa trasmissione è intervenuto tantissime di quelle volte, quindi io sono vicino naturalmente alla famiglia, un abbraccio anche a Gianluca, alla moglie, a tutti i cari di Gianni Di Marzio. Gianni Di Marzio, una vita qui a Cosenza, un trascorso unico, tutti gli volevano bene, quindi questo è il nostro ricordo, non mando video o meno perché ne hanno parlato un po' tutti, però questo era Gianni Di Marzio, una persona disponibilissima, si fermava con tutti. Io l'ultima volta qui durante questa pandemia è stato all'Hotel Virginia, abbiamo parlato più volte, ma ripeto, eccezionale. Lo chiamavi per quando lo coinvolgevi per il Cosenza Calcio, non diceva mai no. Quindi un grande abbraccio a Gianni Di Marzio. Prego, Walter. Beh, mi accomuno anche io alle condoglianze alla famiglia e allo spessore di questo grande personaggio che ha lasciato una traccia indelebile nella storia del Cosenza Calcio. Ha vinto il campionato portando il Cosenza in Serie B nel 1987-88 con i vari Urban, Marino, Lucchetti e tanti altri brevissimi calciatori e resterà nella storia. Io Ecco, ci ho questo parlato. anche lo stadio, vabbè, un minuto di silenzio, ma anche i tifosi hanno onorato, insomma, questo grande Gianni Di Marzio, insomma. Io, Fabio, ci ho parlato un sacco di volte, ogni volta che andavo a trovare in sede era sempre disponibile, usciva dopo 2 minuti e veniva a parlare, magari per chiedergli qualcosa, gentilissimo. Personaggio a livello nazionale, non solo qua a Cosenza, ma era conosciuto, era stato a Catania, aveva portato Maradona al Napoli, tanti altri giocatori famosi, importantissimi. Quindi ci lascia veramente un grande dispiacere, e noi lo ricorderemo sempre con tanto affetto, in special modo il tifoso rosso. Certo, allora, Walter, allora, velocemente per te questa partita di sabato, cerchiamo di capire che signor Antonio ha messo già un po' di carne al fuoco, poi andiamo con il mercato, vediamo se c'è qualcosa o meno. Prego. No, concordo con quello che diceva prima il sindaco per quanto riguarda la posizione di Situm di interno di centrocampo. Diciamo che è stata una scelta poco produttiva perché Situm non ha espresso quelle qualità che deve esprimere in quel ruolo lì. Lui è un esterno di destra o di sinistra dove dà il meglio di sé. Però andiamo avanti, ma nella complessità della prestazione è quasi incommentabile, guarda, In che perché senso? nel senso che il Cosenza, diciamo, non ha avuto un grande approccio nei Alla primi partita. 6-7 minuti perché ha subito subito, dopo 2 minuti, un'occasione da parte di Shadui, Bidawi, Bidawi si chiama, no, Bidawi. Shadui, Shadui, è vabbè, ah, l'altro, quello di Galaxia. colore del Vabbè, Milan. gli abbiamo detto Bidawi, Sì, Shadui, Shadui, vabbè. Bidawi è quello Ho capito, fortissimo, quello vabbè. fortissimo. Che Rigione, diciamo, ha deviato la palla perché era diventata pericolosa, e
poi al sesto ha fatto un'azione penetrante di Bidawi con palla al piede, era molto, è molto forte. Vabbè, il primo diciamo, gol, un gol di calcetto, sì, praticamente quattro sì, passaggi. Poi, sì, poi ha segnato anche questo ragazzo che giocava nella primavera del Cosenza, sì, sì, poi andate a prendere, sì, no, Collocolo, come lo chiamavano quello di Vabbè, comunque chiamano Collocolo, come vuoi chiamare, insomma, sì. È un ragazzo che era sì, qua sì. E purtroppo sempre così con i paraguocchi un bita non ente. Cioè, è possibile che non vedete questi giocatori, questi calciatori, ma è possibile che questi devono andare fuori e non li vede nessuno? Perché non li vedono? Tanto, perché non li vedono? Secondo te perché non li vedono? Questo non lo, non lo so, vabbè. Non forse riesco. Me lo dice, allora me lo dice, abbiamo in diretta e lo saluto il mister Franco Gagliardi. Buonasera mister, so che... Buonasera, buonasera. Sì, mister, come mai non li vedono i calciatori qui a Cosenza? Intanto fammi ricordare quello che voi avete sottolineato poco prima, no? Sì. La morte di Gianni Di Marzio, che sicuramente a Cosenza ha dato molto, ed era qui è rimasto sempre legato. Perciò mi associo a quello che avete detto voi, perché in effetti una brutta perdita per il calcio italiano, sicuramente. Per quanto riguarda invece il resto dico, Cosenza purtroppo sta attraversando l'ennesimo momento no, sai, perché a Cosenza ci sono dei cicli, no? Sempre stati dei cicli, il ciclo che si rifà per esempio al vecchio del Morgine, il quale tra parentesi con tutti i suoi le sue etichettature non spesso benevole nei suoi confronti, è sempre stato uno che per quanto riguarda il settore giovanile aveva tracciato una strada. Io lo voglio ricordare perché è brutto non ricordare persone che per il Cosenza, a prescindere dal grado di cultura oppure dalla competenza, no? Del Moggio è stato uno dei cosentini veri che ha sempre cercato di stimolare il Cosenza verso il prodotto locale. Sulla scorta di questo insegnamento, e perché no, sulla scorta di quelle nozioni che ho ricevuto crescendo in quel periodo e soprattutto alla corte della Morrone, mi sono accorto da allora, ho avuto come adesso una folgorazione, mi viene, no? Da allora il prodotto cosentino è stato sempre, il territorio cosentino è stato sempre foriero di personaggi importanti per il calcio italiano e anche extra italiano, anche europeo. Si può pensare a Rizzo, forse quello più vicino che è passato alla Morrone, è stato a Cosenza. Si è passato sempre attraverso la valorizzazione, anche se allora c'era anche il maltezza a Cosenza, che non è, si è perso, di avere molta più considerazione del prodotto che veniva portato da Puri. Qualche volta è andata bene, però molto spesso quando è andata bene c'è trascurato la situazione locale. Voi avete Perrotta è un protagonista di quei periodi, che magari il più fortunato, uno dei più fortunati cosentini, che è stato messo in evidenza soprattutto per le sue caratteristiche importanti, molto difficile a quei tempi riuscire a emergere. Ma io ancora di più voglio sottolineare, il maldestro era un po' terminato nel momento in cui in date successive, quelle che più mi appartengono, no? Ci sono creati dei mostri che si chiamano Russo, Mirabelli, ma ce ne sono tanti altri, Marino, ed è stata una prima volta. Studiando molto il territorio, successivamente con altri presidenti, Serra in maniera particolare, perché prima c'era Morelli, si è continuato a sfornare dei calciatori che se li fanno ai nomi di Fiore, Michele, Pacchetta, Stefano Morrone. Ma Morrone, ma tanti, io cioè, chi più ne vuole più ne mette. Ma questi qua, approfittando di quel periodo, sono finiti addirittura in serie in nazionale. E soprattutto ci siamo creati anche dei campioni del mondo, perché ci sono dei campioni del mondo che vengono da Florio, Senti Franco, ma io ti volevo coinvolgere, guarda, siccome sto seguendo anche
li stiamo vedendo le partite del Rende. Io ho visto Rende e Gelbison, veramente questa Gelbison che ha speso un sacco di soldi, come anche il Lamezia ieri, l'FC Lamezia Terme, che addirittura c'è Corapi, Bollino, insomma giocatori datati, giocatori che secondo me io mi auguro che al più presto attaccano queste scarpette al chiodo, perché basta, non se ne può più, insomma 35 anni, 40 anni dedicati per altre cose, ve lo dico sinceramente. E poi io guarda, ti faccio vedere un gol di Manolo Mociaro, Messi io lo chiamo, perché guarda, questo qua si è mangiato una difesa con una ripartenza unica, ragazzini di 17-18 anni, voglio dire, ma di che stiamo parlando? Magari questo ha un futuro, lo mandate alla regia questo gol di Mociaro, vediamo se riusciamo a farlo vedere anche a Franco e agli amici che sono a casa. Eccolo qua, guarda, guarda. Di Conti, adesso Mociaro, punto in 1-1 davanti a sé Barbetta. Guarda, lascia il terzino lì, se ne va sulla fascia. Ci voglio dire, di che stiamo parlando, Franco? Di che cosa stiamo parlando? Di ragazzi veramente che il Rende ha speso, io penso che pochissimo, per fare un gare e contro colossi di questa genere. E poi magari noi andiamo, vediamo, diciamo, pigliamo un giocatore dalla primavera di Genova o di Milan. Ma bello mio, io te lo devo dire queste cose, non Franco. Voglio essere di parte, al lupo amico mio, anche perché tu da questa tua emittente. Ma scusa, guarda, ti dico una cosa, Ciccio Modesto, ma Agua, che è anche vostro del Rende, va a Crotò, Minelli è un altro prodotto, che dire, Giannotti, e chi c'è più? Ce ne sono tanti che giù. Fondi una porta aperta, amico mio, fondi una porta aperta. Nel senso che tutto quello che stai dicendo, io ho sentito anche la telecronaca che hai fatto domenica, no? Dalla perché io vedo, purtroppo ho il Covid, sono 15 giorni di Covid, sono a casa chiusa e non ho potuto. Non uscire, non fa danno in giro. Oggi, domani e dopodomani andrò a fare il tavolo perché oramai sento che è superata la fase blu. Ripeto. Tu hai fatto un finale di trasmissione dove hai sottolineato i veri difetti di questa nostra martoriata terra, cioè hai detto, ma parlavamo chiaro, il settore dei giovani devono rimanere ai giovani, i dilettanti devono avere più forze giovanili e del territorio che devono essere allenati per poter trovare un futuro. Noi siamo disastrati per quanto riguarda il lavoro che ci manca, ognuno di noi ce lo sa inventare e noi ce lo facciamo inventare, ce lo siamo saputi sempre inventare, veloci, cioè dall'alto bisogna cambiare questo malcostume, perché per me è un malcostume, è il malcostume che tu hai sottolineato alla fine della partita, alla fine della tua trasmissione, indicando i colpevoli in quelli che dirigono. Io lo vedo a Cosenza trasferito attualmente, perché si trascura il prodotto territorio dove è storia, possono nascere se curati oppure se osservati oppure se allenati, facendomi sicuramente prodotti che possono essere buoni per un campo nazionale, e questa Cosenza si trascura. Io mo, dicendo questo, non è che sto trascurando, sto cercando di dire male da Cosenza, esatto, quelle società come il Rende, anche perché ne faccio parte un po' indirettamente, e tu hai sottolineato Aula, hai sottolineato Minelli, hai sottolineato con Pandotti, è stata Castrovilla il traparente, ci siamo arrivati un po' da, abbiamo sottolineato Aula che l'abbiamo portato con noi, c'è una lì, abbiamo dato la possibilità a giocatori di stare un anno con noi, ma che ci fosse stata una chiamata dalle squadre di Cosenza, la più importante, è inutile che ci sia intorno. Allora, mister, fermati, volevo coinvolgere anche Walter, il sindaco di Mendicino, su questo discorso anche dei giovani. Che vogliamo dire, sindaco? Certamente avere un vivaio di qualità, e io penso che il Cosenza quest'anno comunque, ci fosse più attenzione a quelli che già abbiamo in organico, perché io credo che Florenzi sia un signor giocatore. Ieri mi hanno parlato di questo ragazzo che era in panchina, questo attaccante della primavera, Airoli se non sbaglio si chiama, che nella primavera di categoria pare sia il capocannoniere o il vice capocannoniere.
Tuttavia però bisogna puntarci sui giovani e per quelli che abbiamo. Per quelli del futuro bisogna che le società sportive e il Cosenza soprattutto, voi avete fatto nomi che hanno fatto la storia del Cosenza, sì. E sono partiti hanno fatto la storia perché ci hanno dato la possibilità di giocare, perché ci hanno creduto, c'è uno scouting, c'è un direttore sportivo, ci si consiglia. Io volevo capire, Guanascio, da chi si fa consigliare? Da chi se lo fa? Nessuno lo dice, ma lui è un uomo solo, cioè io non lo so chi lo consiglia. Poi non può uscire perché ha colpa di Trinchera, perché ci ha portati i giocatori che non sono buoni, ma colpa di Goretti, perché Goretti poi esce, dice, ma sai, Guanascio non mi dà i soldi, piglia i giocatori di prima fascia. No, qua è facile, facciamo lo scorso anno, Occhiuzzi è stato zitto, muto, in silenzio, ci ha portato due cadaveri, scusate il termine dei cadaveri, per carità di Dio, me ne guarderei bene, due giocatori non in condizioni, potevano giocare veramente al torneo AX, ma purtroppo Bacò, come si chiama, e Trotta, no, non erano giocatori che hanno dato la qualità che cercava il Cosenza. Allora, mo vorrei capire, anche Goretti, no? Goretti, mo tu sei in missione, qua l'hai detto tu, che hai avuto una missione, si può fare, ma una missione, parla alla tifoseria, dici le cose come stanno, perché non possiamo andare avanti così, ad essere umiliati ogni sabato, ogni domenica in casa, qua una volta per San Vito non vinceva quasi nessuno mai, venivano più negli scacchi, venivano e fanno i giochetti pure tu. Due calci a 5 e fai i gol, un calcio a 5, quello, il gol dell'Ascoli è un gol di calcio a 5, cioè voglio dire, eppure peccato per sta tifoseria, caro Goretti. Allora, se non hai le possibilità e la società non ti dà i soldi per pigliare i giochi, lo devi dire, anche tu Occhiuzzi, pigliati di me, te ne vai, ciao, ci dici guarda, ciao, me ne va, ma avete gli attributi per fare questo? E allora è inutile che stiamo a parlare. Cioè, e allora, vedi, voglio dire, oggi purtroppo 2 più 2 fa 21. Un vecchio 4. Allora, carissimi, datevi una sì, c'è la pubblicità, ci dobbiamo fermare. Franco, ci dobbiamo fermare un attimo per la pubblicità, Giuseppe, sennò ci caccia la linea, adesso c'ha ragione. Allora, sindaco, dammi la linea della regia. Un sindaco dà la linea regia per la pubblicità. Che bello. Rimani in linea, allora, rimani in linea. Rimani in linea, prego, sindaco, linea della regia per la pubblicità. Vai. Diamo la linea alla regia per la pubblicità. Oh. Va bene? Ah, oh, bravo, almeno guadagni la pagnotta. Prego. Tornati in diretta, un abbraccio a tutti voi che seguite anche sui social, su Ten dell'Europa Network, continua la programmazione in diretta con Al Lupo Al Lupo. Eravamo rimasti con Franco Gagliardi, poi lo salutiamo così. Allora, prego Franco, buonasera. Allora, cosa vuoi aggiungere? Vai, prego. Voglio aggiungere che la mia non era una ringa a distruggere, la mia era una ringa perché sono consapevole che il territorio cosentino va valorizzato nella maniera migliore. Per poterlo valorizzare vuol dire che bisogna crederci. Chi non ci crede vuol dire che non ha progetti a lunga gittata. Il Cosenza è un territorio importante, il cosentino, no? E noi sappiamo quanto è grande la provincia di Cosenza. E deve essere importante anche per le incentivazioni che devono venire da chi comanda la regione, da chi comanda il territorio della provincia, da chi è sindaco anche in questi paesi, che hanno sicuramente... devono essere veicolo per i giovani che per trovare anche alternative al lavoro precario bisogna che siano vengono avviati in luoghi dove si può cercare di diventare qualcuno nel calcio, anche perché oggi non è una moda, deve essere un motivo per poter mandare in posti giusti, e questa è la mia ringa. Un posto giusto è Rente, un posto giusto è la Morrone, un posto giusto si trova a Montalto, un posto giusto ce ne tanti vicini a cos'è, ci dobbiamo consorziare. Senti. Ed eventualmente indurre il Cosenza a prendere in considerazione il territorio, non dico che basta prendere i giocatori e tutti per levare per la prima squadra, però poi bisogna dare con questo le basi per poterle adeguare nella maniera migliore, scegliere persone che sappiano fare gli educatori, calcistici magari, ma sicuramente anche da buon padre di famiglia. Senti Franco, questo è quello che manca, questo è quello che manca. Senti Franco, una battuta su questa regina. Senta, dove tu hai non scorso. È frenante in questo per questo motivo, e allora io rimango sempre ancorato alla mia Morrone antica, al mio nuovo Rende, a tutte quelle squadre che come queste squadre fanno grandi sacrifici impegnando personaggi, persone importanti che sono al di fuori del Cosenza e dovrebbero essere convogliati nel Cosenza stesso. Solo Franco, così si potrebbe programmare non soltanto la crescita del territorio attraverso i propri ragazzi,
ma anche il progetto futuro che si chiama cattedrale, quanto mi riguarda, per andare in serie superiore, non retrocedere. Senti Franco, la regina è esonerato toscano, tu un trascorso su Reggio Calabria, visto che mi seguono anche da Reggio, molti mi chiedono, mandano messaggi, che vogliamo dire, adesso pare che è arrivato Stellone, che vogliamo dire, sa regina, una battuta e poi anche su Stellone Francesco è un altro Modesto. Figlio, Aglietti era figlio della regina, della mia regina, e Stellone è figlio della mia regina, Toscana era figlio della mia regina, purtroppo cambiano tanti alle... posso spenderla una parola, non conosco l'ambiente da dentro in particolare, però so che lì manca, non mancano i soldi perché li spendono probabilmente, e anche lì li spendono tanto a perdere. Ci deve essere, sicuramente manca anime trainanti nell'ambito della nostra struttura societaria, che sia presente come era presente Foti e come probabilmente manca anche a Cosenza, all'interno, persone competenti che nei momenti di magra riescono a far diventare le vacche anche grasse. Quando c'è troppo grasso bisogna far canulare anche delle strette giuste. A Cosenza, per esempio, abbiamo parlato prima di Di Marzio. Oggi nel campo del Cosenza, secondo me, con quello che sta per, ci vogliono anche persone che sappiano fare sceneggiate per creare arcatamente delle situazioni che possono portare lustro, positività, non sceneggiate tanto per fare pazzerelle, sceneggiate in modo da poter, non dico costringere, ma indurre chi non ama questa maglia a dare il sangue, il fegato e il cuore per questa maglia stessa. Grazie Franco, una buona serata, ti salutano il sindaco. Ciao, auguri a tutti, buonasera a tutti quanti, scusatemi se mi sono lasciato andare, ma io al lupo mi lascio andare sempre, però buono, mai cercando di anche ringraziare quelli che a Cosenza si adoperano, perché lo stesso Guarascio per me è uno che probabilmente dovrebbe essere strigliato, ma dovrebbe essere indotto alla ragione, e la ragione è il territorio cosentino per iniziare una svolta. Un abbraccio Franco, ciao, mister. Grazie mister. Allora, Walter, prego. No, io concordo pienamente con quello che diceva Ciccio Gagliardi per quanto riguarda la valorizzazione del territorio, e quindi situazioni di scouting, andare a trovare, a scovare i giovani emergenti, però diciamo che bisogna creare le basi per fare tutto ciò in una società professionistica come il Cosenza, no, che opera in Serie B. Ma lo abbiamo detto, chissà perché abbiamo parlato, io ne parlo sempre di questi giovani. Ora pensiamo al futuro, perché mo qua mancano 4-5 giorni, insomma finisce il mercato. Secondo te, che dobbiamo dire a questa società in questo momento? Ma lo stiamo, guarda caso lo stiamo dicendo da più di 2 mesi, da quando c'era Zaffaroni, sono stato uno dei qua in trasmissione a dire che mancavano 4-5 giocatori, se il Cosenza voleva, quindi 2 mesi fa, se il Cosenza poteva lottare per non retrocedere, doveva prendere 4-5 giocatori di qualità. E quindi creare i presupposti per fare bene, per dare più fiducia anche a tanti giovani che ci sono nella squadra e a tutto l'ambiente. Certo. Adesso c'è, tra una settimana termina il calciomercato. Vedremo quello che riusciranno a fare, perché altrimenti sarà dura. Tanto tu come la vedi questa cosa? Ma io sarò un po' controcorrente. Il patrimonio, queste 1400 persone a Parma, 800 a Monza, voglio dire, qua man mano si scende e si rimane soli, i tifosi che non entrano sabato scorso, cioè voglio dire, c'è tanto da riflettere, io mi auguro che... Questo è un peccato, però io sarò un po' controcorrente Fabio, però io credo che il problema, l'ho provato a dire all'inizio della trasmissione, sia di programmazione più generale. Noi da mesi diciamo che il problema, la piazza dice che il problema erano i giocatori. Il primo gol che tu hai detto che l'abbiamo preso a mo' di calcetto e l'abbiamo preso sul nostro lato sinistro, c'erano i due ultimi arrivi sul lato sinistro, Christoph centrale sinistro e Liotti terzino sinistro. Io penso che invece il problema sia un po' più ampio, perché se fosse il singolo giocatore... Allora, noi quest'anno nessuno si sta ponendo il problema che Palmiero non è il Palmiero
che non abbiamo conosciuto solo noi, ma non è neanche il Palmiero dell'anno scorso a Verona. Allora, forse il problema è ancora più grave se noi lo vogliamo risolvere. E se c'è una critica da fare alla società, non è che ha speso poco o tanto, perché segnalo che, e non per spezzare un avaggio al Presidente, però se dobbiamo fare un'analisi, dobbiamo fare capendo dove stanno i problemi per cercare di risolverli. Christophe è costato 500.000 di euro, non un euro, 500.000 di euro. Allora, io penso che se c'è appunto una critica da fare è di programmazione. Abbiamo citato prima, e ho avuto la grande fortuna di conoscerlo, Gianni Di Marzio, la persona più umile del mondo, perché uno che era conosciuto a livello nazionale per la sua professionalità e la sua competenza calcistica, che con uno come me, che è un semplice tifoso, si confrontava sul Cosenza o raccontava i suoi aneddoti, è qualcosa che qualifica ampiamente la persona. Il Cosenza degli anni che furono, degli anni dei grandi successi, aveva in figure come Di Marzio, figure che erano quasi egemoni. Ora, se noi un direttore sportivo lo assolviamo per un anno ogni volta, programmazione io credo ne possiamo fare poco. Se noi mettiamo, e secondo me questa è un'altra analisi da fare che ponga alla tua attenzione e all'attenzione dei tifosi, se noi siamo in un campionato di Serie B e ogni volta scegliamo tecnici esordienti in Serie B e non ci affidiamo a tecnici, perché il primo anno Braglia era un grandissimo ed è un grandissimo allenatore di Serie C, ma in Serie B credo che non abbia tantissime presenze. Occhiuzzi era un esordiente in Serie B, anzi un esordiente proprio da allenatore era Occhiuzzi, e Zaffaroni quest'anno esordiente in Serie B. L'unico forse allenatore che avevamo preso di Serie B era Pillon, che ci è durato un mesetto, due mesetti, poi il Covid, poi i suoi problemi personali. Allora, io anche su questo, io penso che le grandi società dimostrano che si affidano a un direttore sportivo e sta per anni a programmare, partendo dai giovani, quello che deve essere il percorso della società. Un grande allenatore di categoria che ha fatto già 10 campionati in Serie B e che con il direttore sportivo pensa al modulo di gioco, ai giocatori da inserire. Ecco, io la vedo, diciamo, un po' meno di pancia e un po' più razionale, se vogliamo evitare che ogni anno ci ritroviamo qui a commentare un mercato che non decolla, pochi giocatori, giocatori che non hanno reso, e tutti i problemi che stiamo ogni anno rincorrendo e che ci portano ogni anno a lottare per non retrocedere. Vediamo squadre più piccole, e concludo, che invece fanno della programmazione un fiore all'occhiello, che non spendono tutti sti soldi che invece... Vedi il Cittadella, insomma. Esatto, vedi, mi hai cacciato le parole di bocca, vedi il Cittadella con una buona programmazione, ma vedi in Serie A. Sì. Allora, in Serie A quest'anno è nelle ultime posizioni classifiche il Genoa, che ha un organico molto superiore a squadre che sono a metà classifica. Perché? Perché forse l'Empoli ha organizzato meglio la propria programmazione, ha puntato sui giovani. Allora, l'ho fatta un po' lunga, però era per chiarire, allora, secondo me, quali sono i problemi. Abbiamo una telefonata prima, e poi ci vedo anche Antonio Battaglia, che sta seguendo Catanzaro-Palermo perché sta giocando la Serie C, e ci sono tanti messaggi. Sinceramente, buonasera Fabio, sinceramente mi auguro la retrocessione, tuttavia questo può servire a liberarci dalla società, quindi molti, ecco, arrivano anche a questo. Non si può fare calcio come sta facendo Guarascio, pensando solo a tenere gli ordini, i conti, i tifosi vogliono una squadra importante, si potrebbe lanciare un azionato popolare, ma tipo Barcellona, ma è difficile, secondo me, la vedo dura. Ma Santa Maria Goretti, lo chiamano così, è venuto da Perugia perché voleva nessuno, perché non voleva nessuno, così si dice, vabbè, non è vero questo.
sono fatti loro. Occhiuzzi, se dice di essere un tifoso del Cosenza, non vuole accettare questo ciò. Vabbè, quello che... credo che sabato a Cosenza sia grattato il fondo del barile, vergogna. Poi che Guarace ci ha attribuito, dovrebbe uscire allo scoperto e dire come stanno le cose. Vabbè. Carissimo Fabio, una sera purtroppo è una retrocessione annunciata. Mi dispiace solo che si siano incassati 9-10 milioni di euro. La Cosenza non ha avuto giocatori di categoria. Comunque va bene questo. Carissimo Fabio, ho 72 anni, ma finalmente i cosentini hanno 72 anni, vedi, hanno capito di non andare più nessuno allo stadio, è una vera squadra, è una squadra vergognosa. Comunque, telefonata, Antonio, è finito il primo tempo a Catanzaro? Sera Fabio, a te, ai tuoi ospiti, quasi finito 0-0 il parziale, una partita molto intensa. Si sta giocando prevalentemente a metà campo, con il Catanzaro che al quarto minuto ha colpito un palo con Baglieri, una conclusione dal limite sugli sviluppi di un calcio d'angolo. Il Palermo adesso sta alzando un po' la pressione verso la tre quarti avversaria, però il risultato ancora è 0-0. Senti Antonio, ti voglio chiedere, poi un po' mi dai qualche notizia sul calciomercato, però c'è un'altra telefonata sulle 0984 25 525. Sentiamo che abbiamo in diretta, pronto? Fabio? Sì, prego, chi sei? Sono Roberto Tuscolano. Ah, Roberto, buonasera. Anzi, complimenti per tuo figlio, ma a prescindere da questo, Roberto. Grazie, ma parliamo del Cosenza, sì, che è meglio, infatti, Fabio. Infatti. No, ho già parlato, terrende, perché ho fatto i complimenti a questi ragazzi, perché è doveroso anche farli. Quindi non. Sì, hai ragione, Fabio. Prego, cosa vuoi dire su questo Cosenza? Niente, che devo dire, che siamo arrivati veramente 892 persone allo stadio, siamo veramente, il tifoso ormai è arrivato al Cosenza, Fabio. Sì. Stiamo subendo mortificazioni su mortificazioni, penso che adesso siamo veramente alla frutta. Cioè, sabato mi sono sentito impotente in TV, guardavo la partita e pensavo, ma è possibile fare queste figure, Fabio? Chiunque viene a San Vito vince facilmente, chiunque, l'Ascoli, chiunque, ormai penso che la città si è disinnamorata di questa squadra e di questa società. Approfitto per salutare il mio amico Antonio e il mio amico Walter. Buonasera a tutti. Senti, ciao. Che suggerimento vuoi dare? Che vuoi dire al presidente? Dai, Fabio, suggerimenti non ne possiamo dare a nessuno, perché ormai questo padre padrone non segue nessuno, si è interessato di questa società e penso che per il terzo anno consecutivo, Fabio, rischiamo di retrocedere, perché ricordo che ci siamo salvati il primo anno per il Covid, che si è interrotto tutto. Non però no, benedizione, io una cosa la devo dire, Roberto, noi siamo stati ripescati, va bene, per virtù dello Spirito Santo siamo ritornati in Serie B. Sì. Squadra, e ma io l'ho detto in tempi non sospetti, perché pure Walter qua, chi ha giocato, chissà, mastica un po' di calcio, Roberto, anche tu che hai giocato, voglio dire, sai benissimo che non puoi aspettare il 4 di agosto per fare una squadra. Allora, quando il Cosenza è retrocesso, che non ha detto una parola su questa, hai ragione, perché non ha parlato, non ha detto niente né programmazione, ma è stato lì ad aspettare il ripescaggio. Ma dico, benedetti Dio, no? Prendi un allenatore, fai una squadra a vincere per la Serie C, te ne vai in ritiro. Poi, se ti ripescano, va bene, se ti ripescano, come era già nell'aria, vai a comprare 5-6 giocatori di categoria. Ma qua mi chiedo, perché poi lui dice che i soldi li spende, ma anche Cristo dice che 500.000 euro, cioè, io non lo so quanto spende. Però, anche questi direttori sportivi, cioè tu non puoi portare giocatori, cioè, allora, parlassero chiaro, dice, guarda, io ho un budget di 10 euro, va bene, posso spendere 10 euro e posso comprare questi l'ha giocatori. Detto, allora, il punto qual detto, è? Però guarda, no, aspetta. Non ha sex appeal, Fabio, ti sei dimenticato. Non ha sapere sta appeal, io non ci credo a sto fatto dell'appeal. E per che vuol dire questo? Vuol dire che non ci sono soldi a Cosenza, quindi i giocatori non vengono, Fabio, hai capito, Fabio? Ma scusami, guarda, io non lo so, dimmelo, Carraro, Pirreno, Palmieri, cioè, non sono giocatori questi che giocano gratis, no? Come si chiama un portiere Vigorito, non lo so, dimmi, sono giocatori che Gori, ma alla fine, poi, caro Roberto, non è che devi spendere i miliardi, bisogna trovare anche giocatori, deve avere
osservatori, gente che ti consiglia, questo è quello che diceva anche Franco prima, no, Gagliardi? Allora se tu non hai scouting, non hai persone che ti vanno a vedere i giocatori, dice guarda, vedi questo è un giocatore che fa a caso tuo, perché, ma poi va anche allestita una squadra con un allenatore, bisogna che modulo vuole fare. Del resto Modesta a Crotone con il modulo che aveva fatto, insomma, difficoltà le ha avute, è stato esonerato. Cioè, voglio dire, c'è tanto da capire in questo, però l'unica cosa che ho detto è che sicuramente i soldi se li spende, forse li spende male, non lo so, cioè a sto punto, visto che lui i soldi li spende male. E poi, caro Presidente, insomma, uscite, parlate con questa tifoseria, create un po' di interesse, cioè non lo so, Un verso i tifosi, cioè, anche tu non hai mai un ospite che un giocatore. Ma la sapete, di calcio, li mandavano in trasmissione quando le cose andavano bene, perché devi sapere, guarda, questa è un'altra leggenda metropolitana. Qua purtroppo questa serie B, no? Io mi ricordo, ho venduto ghiaccio agli eschimesi negli anni belli con Radio Sound, no? Quando eravamo in Serie D, giocavamo a Fincantieri Palermo, su Picasso, voglio dire, nei campi di terra battuta, e non c'era nessuno. Vabbè, sto cosente, boh, nessuno le faceva trasmissioni. Oggi ci sono 87.000 trasmissioni, tutti su Pastereti, gente che fa 8 milioni di ascolti, 45 milioni di telespettatori. C'è una cosa che veramente ti viene voglia di picchiarti da solo. Cioè, ma voglio dire, allora li mandava, non li manda più. Allora, caro Guarasci, te lo dico. In TV, alle televisioni, su passi siti internet, alle radio, dovete andare quando andate male, dovete metterci la faccia, anche Stugoretti, dovete metterci la faccia quando si va male, non quando si vince, capito? E questo che puoi creare un po' di interesse, perché c'è una tifoseria che, come abbiamo detto, è disamorata, cioè non vogliono avere quel signore di 72 anni, ma mi fermano tutti i giorni, caro Roberto, lo sai benissimo, adesso l'altra volta vicino alla tua edicola, sì, ti ho avvicinato, ho detto Fabio, allo stadio non ci vado più, ma perché? No, non mi interessa, cioè... siamo arrivati, insomma, una mano sulla coscienza deve passare anche lui. 11.000 paganti le prime giornate, ti sei dimenticato il pubblico come ha risposto bene a questa Serie B? Eravamo partiti discretamente con Zafferoni. E meno male che ti trovi questi punti che hai fatto, che hai vinto, che se no eri lì sotto tu, Vicenza. Fabio, hai una piazza che merita ben altri palcoscenici, la verità è questa, Fabio, è una piazza che è presa in giro ogni anno ed è mortificata ogni anno, Fabio. Il 4 agosto noi non avevamo una squadra, le prime due partite abbiamo chiesto di rimandarle perché questo qui non aveva fatto una squadra, Fabio, e cosa aspetta a fare la squadra? Sei presidente del Cosenza, devi investire sul Cosenza. Ma perché non si consiglia? Ma perché non si lascia? Non c'ha nessuno, non c'ha nessuno. Allora, Roberto, ti ho detto, non ha nessuno. Lui, secondo me, cammina da solo e pensa che può. Non ha nessuno, ci vogliono persone competenti di calcio. Allora, se si circonda di persone, ti possono dire, ecco, vedi, se tu hai uno all'interno, una persona competente, diceva, guarda, presidente, facciamo la squadra per la Serie C a vincere, tanto... tra C e B, pensare che la differenza c'è, senza dubbio, però poi tu che fai, quando sei ripescata ad agosto, se tu partivi di tiro a luglio con un allenatore, con una squadra, no, che facevi? Io sul mercato ti pievi i 5 giocatori migliori che c'erano sul mercato, 5, non è che mi pievi 82, 5, però ne avevi altri 7, 8, più quello dell'anno scorso avevi fatto una squadra, diciamo, non dico a vincere, ma un campionato tranquillo. Fabio, lui circonda di aziendalisti, gente che un abbraccio, Robbe, lasciamo perdere, stendiamo un velo pietoso, un abbraccio grande, l'abbiamo già un detto. Un abbraccio a tutti. Grazie per la telefonata, grazie per la telefonata. A presto, Fabio, ciao. Allora, Antonio, andiamo con Antonio che è collegato da Soverato, alle porte di Soverato, perché sta seguendo la partita per Calabria, TV, non so qual è la... Calabria 7. Benissimo, io mi imbroglio con questi Calabria, insomma... Calabria 1, però Calabria. 0-0 ancora, è finito il primo tempo. Senti, mi dai qualche notizia, ma è Mello in panchino o in tribuna? Questo il re che lo chiamano. Mello non è stato convocato. Non è stato convocato perché sta smaltendo dei problemi fisici, quindi si spera, l'ha detto anche lui in conferenza stampa, si sta migliorando con un mini programma di allenamento, la sua condizione fisica, e si spera, insomma, che possa essere al più presto a disposizione di Vivarini. Il Catanzaro probabilmente ha finito qui il calciomercato in entrata. A chi ha preso? Iemmello, chi ha preso? Iemmello e chi più?
Ecco, poi per esempio il giovane Bjarkason che sta giocando titolare ha esordito in Serie A con la maglia del Venezia contro il Milan qualche giorno prima che si formalizzasse insomma l'accordo con il Catanzaro. Poi giocatori importanti come Sunas che ha un passato nella Regina e nel Perugia, ma anche Biasci che è stato capocannoniere col Carpi 2 stagioni fa insomma nel suo girone di Serie C e anche Maldonado dal Catania. Insomma una sessione di calciomercato intensa da parte della dirigenza giallorossa che adesso dovrà cedere qualche subero, tra cui Porcino che sta giocando titolare questo momento per problemi di altri giocatori. Insomma il Catanzaro tra l'altro purtroppo registra diversi giocatori assenti in questo momento. Antonio, però vedi Antonio, vabbè c'è Antonio il sindaco qua e Walter, vedi noto la piazza ha chiesto e lì si vuole giocare i playoff o giocare non lo so, poi alla fine questo quello che si gioca, però andate a prendere giocatori importanti o no Antonio? Sì, ma io sono ci sta puntando ogni anno rispende i soldi è noto certo il mercato ecco, per farti capire quanto è difficile uscire dalla Serie C Guarascio lo devi capire, se retrocediamo in Serie C è finita, cioè forse non vi è chiara questa cosa, non è facile uscire da questi campionati, vedi Catania, Palermo, Bari, Avellino, c'è l'ira di Dio, Catanzaro, Juve Stabia, non ne parliamo proprio, prego. No, ma noi la Serie B non la dobbiamo perdere e io sono convinto che, ripeto, se in questa sessione di calciomercato prendiamo le persone giuste per i posti giusti, rimettiamo un po' di razionalità su quello che è il lavoro della squadra. Ripeto la domanda di prima, a metà campionato, quando si è a 4 punti dalla quintultima, è giusto cambiare un modulo di gioco? Avendo costruito quest'estate la squadra per giocare a 3 e ora tu vuoi giocare a 4 a metà campionato, non lo so, questa è una scelta della società, questa non è una scelta solo del mister, perché io ho sentito dire che in più occasioni anche da te che si è voluto puntare su una difesa a 4, ora a metà campionato ripartire modulo di gioco, giocatori che si devono adattare, giocatori nuovi che sono arrivati, è la giusta soluzione, forse bisogna puntare sull'esistente, rinforzare la squadra con giocatori che abbiano quelle caratteristiche. Casasola Casasola mi ha fatto bene con Frosinone lo so dopo. Però se noi ma ora dobbiamo dobbiamo recuperare il divario, noi ora dobbiamo puntare su Casasola, una mezzala che abbia 200 partite in Serie B e un attaccante che fa 10-15 gol. C'è una telefonata ancora, poi mi dice anche della Vibonese. Antonio, pronto? 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 Prego. Mi sentite? Sì, prego, chi sei? Sono Mario Scarlato, buonasera e un abbraccio a tutti. Buonasera Mario, benvenuto in diretta. Prego, cosa vuoi dire? Vai. Io vorrei un pochettino soffermarmi sull'aspetto tecnico, perché per me l'allenatore conta il 50% della squadra. Sposo molto le dichiarazioni che ha fatto l'ingegnere Palermo, perché lui è modesto ma è molto competente di calcio. Se no non poteva fare il sindaco, capito? Perché ormai sì, no, anche un ottimo sindaco, lo so che troppo buoni, troppo buoni. No, è la verità. Allora guarda Mario, siccome ti mi volevo via... No, aspetta, Fabio, Mario, scusami. Allora, resta in linea perché ti faccio esprimere il tuo concetto poi chiaro perché mi chiede la linea della regia il nostro Giuseppe. Quindi adesso diamo sempre il nostro assistente di studio qua, facciamo un primo piano al nostro sindaco che mi dà la linea della regia. Prego sindaco, il valletto mi stai facendo fare vai, che bella sta linea cosa. Alla pubblicità a fra poco. Ed eccoci ritornati 22.01 in questo preciso istante, ritorniamo in diretta su Ten con Al Lupo Al Lupo, trentesimo anno, siamo entrati nel trentesimo anno, pensate un po', e cerchiamo ci arrampichiamo sempre sugli specchi, comunque speriamo bene. Allora, prima di sentire Mario, volevo salutare Antonio perché sta seguendo la partita, sulla Vibonese ci sono entrate e uscite invece, prego Antonio. La Vibonese deve certamente operare sul mercato perché abbiamo visto ieri contro la Fidelissandria quanto sia importante
avere anche degli innesti in attacco. Il Piponese è acclarato, è una squadra che non segna, segna poco. Lo stesso DS Condò ha ammesso che in questi ultimi giorni di mercato dovrà necessariamente... L'attacco, l'arrivo di Murano, dell'attaccante Murano, darebbe il via libera a questa operazione, ma il DS Condò è andato anche su un altro ex Cosenza, un ex Cosenza che è Mirko Trovato. Mirko Trovato, che è stato più che altro una meteora del Cosenza di Braglia, e sempre di proprietà della Fiorentina, il contratto in scadenza, quindi il DS Condò va anche su di lui, con centrocampista offensivo, però insomma ha concluso anche il DS Condò un innesto in difesa che ha fatto molto bene, si è comportato molto bene ieri, una classe 2002 Carosso, dunque si spera chiaramente che possa portare a termine 3-4 acquisti che consentano a questa squadra di risollevarsi, perché effettivamente gli servirebbe, visto che è una squadra un po' in difficoltà, fa fatica a sollevarsi da quell'ultima posizione in classifica. È iniziata la partita a Catanzaro 0-0 ancora, oppure è cambiato il risultato? 0-0. No, ancora a 0-0. Va bene, un abbraccio Antonio, alla prossima. Ciao, ringraziamo Antonio Battaglia, grazie per il tuo contributo. Ciao Fabio, grazie, ciao. Un saluto a te e ai tuoi ospiti. Grazie, una buona serata anche a te. Allora, Mario Scarlato, prego, sì. Era in linea, prego. Allora, io volevo parlare dell'aspetto tecnico, non tanto della presidenza, perché oramai si sono spesi dei fiumi di parole su questo personaggio che purtroppo è latitante, e non lo so come non si faccia vedere in TV. Forse lui già sa che l'anno prossimo forse fanno un girone a due a Serie B, non lo so come mai, ma comunque volevo parlare di Occiuzzi. Sì. Perché per me l'allenatore conta il 50% di una squadra, forse pure di più. E l'allenatore io lo giudico soprattutto per i cambi che fa durante la partita, per come legge la partita in corso d'opera. Poi avete parlato, giustamente l'abbiamo visto tutti, Situm Mezzala, vabbè, Palmieri e Carraro, che forse Palmieri è un bel giocatore, forse effettivamente non possono coesistere. Ma poi ho visto un Van Dolf mediocre, e dico al limite caccialo, fai giochi con una punta, solo con Milico, e metti a Florenzi che non mi pare. E poi soprattutto con Piccante, io Piccante l'ho scritto sul mio profilo Facebook, quanto avevamo pigliato il gol e lui è stato pure ammonito, poi dopo, non mi ricordo se prima o dopo, ho detto se ha coraggio deve togliere Piccante, perché Piccante è un bel giocatore, però era in sofferenza e già ammonito fra l'altro. Quindi sostituisce, lo fa a casa a caso, oppure a Florenzi, cioè, capito, queste cose qua, i giocatori non hanno grinta, pure rispecchiano il carattere dell'allenatore. Io sinceramente, quando è stato richiamato Ciuzzi, ho detto vabbè, diamogli fiducia, dai. L'ho detto pubblicamente, dico vediamo un pochettino, perché l'anno prima ci ha salvato alla grande, l'anno dopo purtroppo ci ha fatto retrocedere maldestramente, dico 1-1, parlo a 100, vediamo che è capace di fare, però mi sta deludendo. Cioè, ripeto, io ieri ho visto una partita in TV del Vicenza con la cosa, con Cittadella. E sì, hanno fatto una partita, una bella squadra, dicendo dobbiamo stare attenti. Piero La Cruzzi, che ha giocato pure, ha fatto un bel giocatore. E non vengono qua, ma non per la classifica, perché aiuta Vicenza è anche sotto, vabbè, deve recuperare ancora un'altra partita o due, adesso non ricordo, però voglio dire, non vengono qua perché ci sarà qualche motivo o no? E io chiedo a voi, però ripeto, la cosa che dispiace di più è la mancanza di grinta, perché i giocatori anche che non sono tecnici, e qui Walter mi può dare, penso, ragione, se hanno la grinta, la voglia di giocare, sofferiscono questa mancanza, questa lacuna con altri dote. Cioè qua sempre, io ripeto, lo sto dicendo da tanto tempo, pare che si giocano scapole ammogliate, ma stiamo scherzando. Che è una mortificazione qua, veramente è proprio una cosa proprio che non si può più descrivere. Comunque, ripeto, forse dovremmo fare nazione più eclatante, caro Fabio. Io non voglio incitare all'odio, per carità.
però che non andiamo allo stadio, secondo me è un problema, non lo risolviamo, perché comunque Guarascio i soldi gli entrano comunque fra sponsor, TV e tutto altro, la Lega e tutto il resto. Dovremmo fare forse qualche azione più eclatante. Comunque, mi sentite? Molti suggeriscono... Purtroppo io sono col telefonino e non vi sento bene. E quindi, comunque, a prescindere, forse all'opinione sempre, speriamo bene, insomma, vabbè, quest'anno è un pochettino... Ciao Mario, grazie per la... Grazie, buona serata a tutti. Non mi sente, quindi, molto, dicevo, molti disertano lo stadio, i gruppi, l'avete seguito, sì? Che vogliamo dire? Azioni più eclatanti di queste, insomma. Non mi sentivo perché avevo spento il microfono. Dicevo, azioni più eclatanti di queste, molti stanno disertando lo stadio, invitano di non andare allo stadio, Antonio. Ma allo stadio io credo che il tifoso debba incitare, poi si possono sollevare tutte le questioni, si può tutti quanti remare nella stessa direzione per sollevare appunto i problemi che ci sono, stimolare, in questo Walter credo che dal punto di vista tecnico, anche rispetto a quella che sarà questa fine di calciomercato, ne sappia molto, molto più di me. Penso che però non andare allo stadio, il calcio è bello perché c'è lo stadio, e non dimentichiamoci che per 2 anni allo stadio non ci siamo potuti andare per una situazione molto più grave, quindi ora che abbiamo riconquistato spazi di libertà io difficilmente riesco a stare dietro la TV a guardare la squadra del cuore, lo ricordavi tu, con amici comuni per trascorrere una domenica spensierata spesso andiamo in trasferta, e devo dirti Fabio, là mi rendo conto dell'importanza della tifoseria del Cosenza, della città di Cosenza e di tutta la provincia, perché siamo stati a Benevento qualche mese fa, eravamo più noi tifosi del Cosenza in un quadratino di campo che tutti loro e tutto il resto dello stadio, una squadra che forse alla fine finirà in Serie A piuttosto che a Lecce. Ho visto la differenza forte fra una tifoseria che quando è stimolata bene, quella del Cosenza dico, segue i beniamini ovunque, come sei stato tu Walter, ovunque, con grande passione, però poi non dobbiamo cedere né a un eccesso e né all'altro. C'è da cambiare marcia, perché il campionato era iniziato bene, poi credo, e poi ci sono stati tutta quella serie di risultati negativi anche con Zaffaroni, hanno portato al cambio di allenatore, e quella è la storia che poi sappiamo. Io penso che si possa riprendere il percorso e noi ce l'auguriamo, Antonio. Walter, che vuoi dire su questo? Prego. Su questo abbiamo già detto all'inizio, quando abbiamo iniziato queste trasmissioni a settembre, primi di ottobre, io ho detto al presidente Guarascio di creare più empatia con i tifosi, no? Però il tifoso è sacro, il tifoso è quello che ti porta i soldi, ti dà il sostegno, il calore, il tifoso è passione. Vabbè, se non c'è il calcio, non c'è il calcio senza tifosi. Senza tifosi non c'è il calcio. Tu vedi uno stadio vuoto, che c'è solo anche a vedere quello che i tifosi, i pochi tifosi che sono al San Vito. Però il presidente purtroppo la penso in un'altra maniera. Era un consiglio che gli abbiamo dato tranquillamente. Consigli gratuiti. Sono consigli gratuiti, purtroppo. Però fanno parte del calcio, perché io senza pubblico non mi piace. Poi ci vuole il calore, perché anche quando sbagli, no? Non hai visto che bella cosa, dai, determinato a cambiare le sorti delle negative in positivo durante la partita, e questo ci vuole orgoglio. Non voglio dire appartenenza alla maglia, perché l'appartenenza a queste maglie ti baciano tutti, baciano ste maglie, ma questo vanno baciano i magli pure a te, da noi ci che baciava la maglia della Salernitana. Io non ho mai baciato nessuna maglia, nemmeno quello del Cosenza. Principato così ha detto. Assolutamente no.
Ma è il mio principale, sì, chiaro, ci ha baciato la mano, no. Ma anche se l'avessi faccio, voglio dire, beh, uno gioca per una squadra. Non l'ho baciato, ma io non l'ho baciato. Non l'hai baciato. Sai perché non l'ha baciata la maglia dalla Salernitana? Ma adesso nel fatto specifico. Perché quando giocavo a Salerno, io ero un professionista. Fino al 95esimo, quando fino all'ultimo schiavo, secondo, certo, davo tutto. E io ricevevo sempre applausi, io non ho mai ricevuto un visto, ma non solo a Salerno, a Spezia, a Mantova, a Livorno, perché ero un giocatore di carattere e anche se sbagliavo a volte non mi dicevano niente, perché... Sì, così. Quello mi perdonavano forse, anche... Forse quello che manca anche a questo Cosenza è anche quello. Ma dovrebbe essere il tipo di giocatore che va a giocare in una squadra come diceva come Cosenza, che l'abbiamo detto anche all'inizio di trasmissione di Allupo al Lupo, dove ho detto ci sono delle incognite, queste incognite speriamo che diventino realtà vere e che possono andare aspirare alla Serie A. Però vedi, poi il discorso delle squadre, Antonio, e della società, l'organigramma, avere il direttore sportivo, avere l'addetto stampa, avere anche lo scouting, avere quello che ti va a guardare le partite o meno, Pullman, ecco, vedi, questa io devo aprire una pagina un attimo e dare merito anche a questa squadra cosentina che è la Pirossigeno Città di Cosenza, calcio a 5 in Serie A, perché veramente stanno facendo bene, è una società ben organizzata. Io approfitto e saluto perché ritornano in diretta, se non mi sbaglio, anzi ritornano in casa sabato prossimo qui dal Pallaferrari di Via Popilia. Abbiamo Rocco Bossio, direttore sportivo della Pirossigeno. Rocco, buonasera, benvenuto in diretta dal Lupo al Lupo. Allora, sbaglio, avete vinto contro il Capurso, siete in corsa per questa vittoria finale del campionato. Innanzitutto come stai, Rocco? Bene Fabio, grazie, buonasera a te, buonasera agli ospiti. Sì, siamo reduci di questa vittoria di Capurso a Bari che ci ha riportato al secondo posto e siamo lanciati ancora per questo girone di ritorno a lottare con il Melilli e il Giovinazzo per questo campionato. Senti, Rocco, sabato ritornate alle 16, se non mi sbaglio, qui al Pallaferrari di Cosenza, contro chi giocate? Se non mi sbaglio, Piazza Romerina, se non mi sbaglio. Sì, sabato giochiamo alle 16 a Via Popilia al Pala Cosentia, contro la GR, sì, Piazza Romerini. Senti, è arrivato qualche giocatore nuovo? Avete messo qualche rinforzo alla squadra oppure è tutto fermo? Beh, il mercato di riparazione nostro è finito per quanto concerne i trasferimenti. Avevo preso a Spinola un ragazzo con passaporto portoghese ma venezuelano, purtroppo è ancora fermo in Portogallo perché per la terza volta consecutiva è positivo al Covid, quindi si sta allungando questa, però in settimana dovrebbe arrivare un brasiliano. Senti, voi avete Leo Tuoto come allenatore, l'avete riconfermato, insomma una programmazione unica, anzi naturalmente a quello che io parlavo delle società, perché vedi quando poi ci si organizza e le cose escono bene, no? Magari 8 occhi guardano meglio di 2, magari guardasci solo con 2 occhi, mi sa che mi auguro che ce ne avranno altri 10-15 da qualche altra parte, insomma, o no? No, sì, noi per fortuna abbiamo più di 2 occhi perché abbiamo i 2 presidenti che tu conosci bene, il signor Piro e Pino Fuoco, che da un lato c'è dietro l'azienda Pirossigeno che è già citato, dall'altro c'è l'esperienza del presidente Fuoco, oltre a Davide Ettore che è un direttore generale, Piro Vesanti, insomma una bella organigramma, dai. E non venire per Mister Tuoto che è cosentino tra l'altro. Senti, ma Paride è ritornato a giocare, Paride o no? Perché avete anche il discorso Paride, sì, è un po' complesso. Lui non ha mai lasciato la Pirossigeno come famiglia, lui si sta allenando con noi, purtroppo il lavoro non lo fa perché pare era importante anche voi, ricordiamo Pare De Marchio, un trascorso anche nel Cosenza, nel Rende, voglio dire un giocatore che poi si era calato in questa categoria, in questo calcio a 5, l'aveva fatto bene, complimenti anche a Pare, anche a Giuseppe Piromalo, mi ricordo che c'era anche lui, eppure oggi lui era al palazzetto, è venuto a salutarci.
Farid per noi era fondamentale, un ragazzo che passando dal calcio al calcio 5 è difficilissimo, però lui subito la sua professionalità, la sua esperienza, certo, ha fatto sì che anche al futsal è diventato importante. Comunque DS, una buona serata, in bocca al lupo per sabato, va bene? Poi ricordiamo che le partite sono trasmesse sul vostro canale, se non mi sbaglio, www.pirossigeno.it, quindi grande appuntamento al Palacosenzio, come si chiama sto Palacosenzio? Ma il palazzetto dello sport di Via Popili è meglio, comunque, che lo conoscono tutti. Un abbraccio. Da ricordare, Fabio, da ricordare anche che la partita di recupero che dovevamo fare con Paul Ferrari, si fa il 2 febbraio, che sono aggiornato. Di sera. E giocate anche di sera, va bene. Un abbraccio grande, grazie. Grazie Rocco Bossi, lo salutiamo direttamente da Mantea. Vedi, sono organizzati, Antonio. Tu non hai mai visto una partita della Pirossigi, non sei mai andato? No, non sono mai andato. No, sabato, però, il Cosenza non gioca, puoi andare sabato alle 16. Ma guarda, ti dico, è una rapidità unica. Calcio a 5 è meraviglioso perché ci sono giocatori di grande esperienza e di tocco di palla che ti sciarano. Ecco, quindi siamo ad alti livelli. Allora, Walter, c'è un'altra telefonata, pronto? Sentiamo che abbiamo, no, è calata la linea, va bene, se volete potete chiamare. Walter, comunque siamo quasi addirittura d'arrivo, mancano 7-8 minuti alla chiusura della trasmissione. Allora io ti lascio la telecamera, cosa vuoi dire ai tifosi, cosa vuoi dire naturalmente anche alla società, se c'è un messaggio che vuoi lanciare, anche, dice, ma non li sente, perché lui sente tutto, guarasci, poi ci sono quelli che ci pigliano e portano, capisci? Sono quelli che poi gli raccontano, oppure vedi, in questo momento ci sta vedendo. Ripeto, caro Presidente, purtroppo i soldi li spendi, qualcuno ci spendi male o meno, li spendi, però cerca in questi 5-6 giorni di dare soddisfazione a questi sindaci, ma per carità di Dio, sì, a questi tifosi che lo meritano, no? Prego. No, i tifosi sono in trepida attesa per vedere quello che uscirà fuori da questa settimana, perché siamo nel rush finale del, sì, calciomercato. E si attendono risposte ottime da parte del presidente Guarascio. Speriamo che vengano quei giocatori che possono fare il salto di qualità al mister Occhiuzzi. E per quanto riguarda al presidente, rinnovo di nuovo il consiglio di avere più empatia, di partecipare con più passione. Questo posso dire, poi faccia quello che vuole, lui è il proprietario della società, fin quando... Però vedi, non so, però Antonio, vedi, per adesso la situazione è questa, Antonio, speriamo che cambi. Sindaco Palermo, dire che i tifosi devono andare allo stadio, allora... Dire, caro sindaco, ti scrivono qua, dire che i tifosi devono andare allo stadio, nonostante la situazione passata e attuale e disorganizzazione totale, è una follia, non si può sentire, basta con questo buonismo, vedi, subito ti scrivo. Comunque, che vuoi dire a questo tifoso? No. Volevo intervenire, va bene, prego, prego. No, i tifosi hanno sempre ragione, quindi... Io ripeto, visto che il Cosenza poi alla fine lo vediamo tutti, allora se lo dobbiamo vedere dalla televisione, io preferisco andare allo stadio. Detto questo, la società sa, e io credo anche il Presidente lo sappia, perché ascolta queste trasmissioni e, come dici tu, è molto più presente di quanto pensiamo. Sì, io adesso si sta vedendo, io credo che anche al Presidente faccia piacere che di lui e della società se ne parli bene. Per far questo, però, lui che è un imprenditore che lavora in Calabria, non solo in Calabria, da tanti anni, sa come si fa società. Poi il calcio è un po' diverso, però comunque c'è sempre bisogno di un'idea, di una programmazione e di una gestione, e sa che in questi ultimi giorni dobbiamo fare una campagna acquisti importante, piazzando quei 3 o 4 giocatori utili. Però io non mi fermerei solo al Presidente, l'ho detto prima, al quale invece io lancio l'invito per il prossimo anno, perché quest'anno ci dobbiamo salvare, l'avvio è un patrimonio, di programmare prendendo le persone giuste, dal direttore sportivo all'allenatore, chiunque se siano, se devono essere queste, riconfermarle, ma
legandole alla società per molti anni, perché se uno lavora per 9 mesi a Cosenza non potrà mai ben programmare e fare gli interessi della società. E ultima cosa, fammela dire Fabio, perché altrimenti buttiamo la croce solo sul presidente. Ognuno in una società ha un ruolo, il direttore sportivo deve portare giocatori di grande qualità, gli allenatori, quello di prima e quello di oggi, che spero continuerà e farà meglio, devono capire, come giustamente diceva il tifoso di prima, che il ruolo dell'allenatore io condivido appieno, altrimenti non si spiega come 2-3 grandi allenatori, Ancelotti, Conte e tanti altri, cambiano nella loro carriera 100 squadre e in 100 squadre arrivano sempre in finale di Champions League, quindi vuol dire che il ruolo dell'allenatore è fondamentale, quindi anche il nostro allenatore deve capire come deve giocare la squadra, non inventarsi nulla di strano, perché come ci insegnava prima Walter, se Situm è un laterale deve giocare laterale, per fare uno dei tanti esempi che potremmo fare anche su Zaffaroni, avere quindi un po' di razionalità in più, perché mi pare che sta razionalità da qualche mese l'abbiamo persa e rischiamo di perdere la Serie B. Allora, non ce lo possiamo permettere. Grazie Antonio, c'è una telefonata però che abbiamo in linea sulla rete normale, vediamo, allora, e abbiamo qui al telefono, mi ha contattato Manolo Mocero che voleva salutare. Manolo, come stai innanzitutto? Prego. Buonasera a tutti, tutto bene Fabio? Allora, i due ospiti, il sindaco e Walter. Sì, stiamo guardando un po' la trasmissione, non c'è bisogno comunque di inventarsi niente, perché comunque stiamo vedendo che purtroppo quest'anno stiamo andando maluccio, nel senso che purtroppo miglioramenti rispetto allo scorso anno non se ne vedono, nel senso che qua ce la prendiamo con il mister Occhiuzzi, e ne sento dire di tutti i colori. A me un po' queste cose qua danno fastidio, perché per me ha costruito la squadra il direttore sportivo, ovviamente gli avranno dato un budget e tutto, ma ha costruito una squadra che secondo me non è una squadra dove può ambire ad un campionato di Serie B. Facciamo fatica veramente quest'anno a salvarci, ma questa è la mia non è una critica Fabio, è solo, sto spezzando una lancia solo a favore di chi adesso gestisce la squadra, nel senso l'allenatore, no? Magari sento dire Occhiuzzi a destra, Occhiuzzi a sinistra. Per me Roberto penso che abbia fatto un miracolo, e penso che adesso, sentendo il sindaco, che non si deve inventare niente. Ma cosa si deve inventare un allenatore? L'allenatore, cioè, penso che giocando come gioco Occhiuzzi, non penso che faccia un gioco così. Ho capito, che vuole inventarsi. Tu sai meglio di me che alla fine sono i risultati che portano la gente allo stadio, sono i risultati che confermano gli allenatori. Ma i risultati Fabio non sono venuti nemmeno con l'altro allenatore. Lo so, abbiamo fatto quei punti. Uno deve fare 2+2, non è che voglio dire uno, aspetta. Aspetta Manolo, cioè, il discorso è ovvio che sicuramente l'allenatore deve anche del suo, è ovvio che può fare anche degli esperimenti, però ripeto, in questo momento Occhiuzzi deve dire che tipo di giocatori gli servono e deve dire naturalmente. Ma sicuramente interverranno sul mercato. Io ho contatti con qualcuno di loro, ti dico la signora verità, e so che giorni. Sì. In questi giorni devono arrivare 5-6 giocatori. Guarda, io approfitto, speriamolo. Il problema Fabio è il budget, perché tu con il budget non è che puoi prendere giocatori che ti fanno fare la differenza, ne puoi prendere uno su 6, gli altri saranno discreti, e questo è il problema. Bisogna vedere quello che io sono andato a giocare dopo 3 anni per divertirmi in prima categoria a Montalto. Però ti posso dire che a Mondalto c'è un'organizzazione, il Real Mondalto, mi segui, sì. Che è una squadra che siamo in prima categoria, ma è una squadra che come organizzazione può fare benissimo altre categorie, nel senso che comunque sanno cosa vogliono fare, sanno cosa vogliono. Lo so, quello che non vedo nel Cosenza
è proprio questo, che non si sa quello che si vuole fare, nel senso non si sa se si può salvare, non si sa se no, non, una piazza come Cosenza. Comunque, che io ci sono stato 3 anni e mezzo, cioè un pubblico come il no merita qualcosa di importante. Chi non ha questa voglia, chi non ha questa voglia di fare qualcosa di importante per Cosenza si mettesse da parte. Cioè non so come, non so come e quando, ma lo deve fare, si deve mettere da parte. Ma no, questa io, è la realtà. Io appunto, hai detto beh, allora io ti ringrazio, comunque faccio i complimenti anche a tuo nipote che veramente ha fatto un gol favoloso contro la Gerbison. Un abbraccio grande e alla prova. Che si mi chiama... ha fatto piacere sentirti, guarda, ho passato, ho deciso di intervenire giusto. Giusto perché ti volevo pure salutare, volevo salutare a Walter e a tutti questi qua. Vabbè, un abbraccione, Fabio. Ciao, grazie. Ciao. Ringraziamo Manolo Mocero, grazie per la telefonata. Vedi, poi uno magari girando sti canali ci trova e ci chiama. Un abbraccio a tutti voi. Allora, io ringrazio Walter Perrotta che è stato insieme a noi. Siamo ritornati insomma in diretta, grazie Walter, se vuoi salutare qualcuno. Grazie a te, un caro saluto a tutti gli sportivi e tifosi rossoblù. Speriamo che possa cambiare qualcosa in positivo per il futuro del campionato da parte del Cosenza. Il sindaco di Mendicino, prego sindaco. Grazie Fabio dell'invito. Ti sei divertito, dai. Mi sono molto divertito. Bello. Voglio solo chiarire che ovviamente non dobbiamo buttare la croce su nessuno, ma se andiamo sul sindaco è meglio, grazie. Si dicono diciamo le cose che vediamo, ma come sprone ovviamente, sì. Non insomma, l'abbiamo detto anche i Zaffaroni, non l'abbiamo detto solo certo, Diocchiuzzi, che ad esempio ha fatto giocare delle sue partite, della sua partita Situm a destra, poi si è accorto che doveva giocare a sinistra, ma sono errori che gli allenatori fanno, no? Quindi noi tifosi li vediamo dire, e le diciamo. Hai tutto qua, bene. Grazie ancora per l'invito, è un grande ricordo che hai fatto all'inizio, tu Walter e tutti gli ospiti a Gianni Di Marzio, che è stata davvero una colonna della Cosenza calcistica e che non dimenticheremo mai. Allora, grazie al sindaco Antonio Palermo, grazie a Walter Perrotta, ragazzi vi abbraccio, vi saluto quando sono le 22:28, la linea la giriamo alla regia centrale al nostro Antonio, al nostro Giuseppe Costanzo. Ciao Antonio, là. Ciao, una felice notte a tutti voi, adesso c'è il TG, ciao.